Vi avevo lasciato così, mentre ero a pranzo con gli assessori di Prato, a parlare di innovazione, città del futuro e circular economy. Ecco, dopo pranzo, con gli assessori sono andato nella piazza principale della città per incontrare un grande campione del ciclismo, uno dei più forti, se non il più forte velocista di sempre, Mario Cipollini, il Re Leone. Mario Cipollini, classe 1967, professionista dal 1989 al 2005. Nella sua carriera ha vinto 189 corse, tra cui il campionato nel mondo del 2002, una Milano-Sanremo, 42 tappe del Giro d'Italia, un record, 12 al Tour de France e 3 alla Vuelta di Spagna. L'uomo più veloce del mondo, un vero mito dello sport mondiale. Pedalare con lui sarà un onore e anche un po' un onere. E infatti, nonostante gli abbia detto di andare piano, come è capitato a tutti quelli che hanno pedalato con lui, anch'io sono finito dietro a inseguirlo, arrancando senza mai prenderlo. E poi una sorpresa nella sorpresa. Per uno strano caso della vita, proprio mentre passavo dalla Toscana, Mario è stato invitato a Sesto Fiorentino all'inaugurazione della nuova pista ciclabile dedicata ad Alfredo Martino, signore del ciclismo. E così sono finito a casa di questo altro grande uomo dello sport italiano, tra ricordi di una carriera e in mezzo alla sua famiglia. Esattamente come Forrest Gump, mi sono trovato in mezzo a eventi storici, fotografato e intervistato dai giornalisti. E poi siamo tornati a pedalare verso Firenze. Io facevo la ciclabile dedicata ad Alfredo Martini. Ciao. Col grande Mario Cipollini. Questa è la ciclabile dedicata ad Alfredo Martini, che tu hai conosciuto benissimo. Io ho conosciuto benissimo, è stato anche mio commissario tecnico alle Olimpiadi di Atlanta nel 96, è stato supervisore e presidente onorario della federazione nel mondiale che ho vinto nel 2002 a Zolder con Franco Ballerini, commissario tecnico. Praticamente una cricca di toscani, ecco. Questa è... Ma al di là della parte sportiva, mi dicevi che come uomo era un visionario, un innovatore. Allora, una persona di una conoscenza incredibile di tutto. Era un uomo di una grandissima cultura, era un uomo che leggeva e che scriveva. Un uomo che ha portato grande spirito, grande spirito di squadra, ha portato cultura nel ciclismo. Il suo atteggiamento nel gestire la nazionale era come quella di un padre, di un nonno che aveva una parola buona per tutti e tu ti sentivi sempre protetto e compreso da un uomo come lui. Aveva sempre qualcosa di positivo per te. Meraviglioso, una persona straordinaria. Senti, invece, lasciando Alfredo Martini alle nostre spalle, andiamo verso Firenze. Approfitto, io faccio questo viaggio con l'idea di fare una metafora, no? Io mi occupo di scienza e tecnologia. Sì. Mi sembra, ma me lo confermi tu, magari sarebbe bellissimo, che nel ciclismo ci siano molti degli elementi di tutti i personaggi che conosco, con cui ho lavorato, che è la fatica, l'entusiasmo, la passione, la visione, la velocità di pensiero. Dicevi tu prima che i bambini dovrebbero andare in bicicletta da piccoli perché imparano a leggere segnali nello spazio, nell'ambiente velocissimamente, elaborare dati, questo serve nella vita, nel lavoro. Ecco, a me piace vedere personaggi come Steve Jobs, come Elon Musk, come Albert Einstein, come dei ciclisti che, primo, visione, organizzare una tappa di 150 km, cioè non è che puoi buttare tutta l'energia fuori subito, ma devi centellinare, ma allo stesso tempo continuare a superare te stesso. Cioè, vedo veramente grandissima, come dico, la vedi questa metafora? Allora, cioè, trovi... io ti ringrazio perché tu hai fatto una metafora, ma è uno spot al ciclismo. Credo che il ciclista fondamentalmente abbia come obiettivo quello di riuscire a migliorare sempre se stesso per poter affrontare la difficoltà che è la gara in modo migliore, per poter dare il meglio di sé, che in realtà è anche un po' l'intelligenza evolutiva dell'essere umano, e per cui l'elaborazione del proprio corpo da un punto di vista dell'allenamento,
abbinato alla conoscenza della propria, del proprio limite, dell'alimentazione, di tutto quello che fa parte dello stile di vita, per poter migliorare in pochissime percentuali. Quella piccolissima percentuale può essere determinante per raggiungere la vittoria. Piacerebbe vedere tutti gli scienziati sulle biciclette. C'è una bellissima foto di Albert Einstein in bicicletta che sorride ed è felice come un bambino, amava la bicicletta. Steve Jobs amava la bicicletta. Allora mi chiedo perché veramente non facciamo il connubio tra scienza e bicicletta. Sarebbe... Io credo che la bicicletta fondamentalmente regali un senso di libertà e di fanciullezza, perché tutti abbiamo avuto una bicicletta in regalo dai nostri genitori e l'abbiamo ereditata dal fratello più grande. E ogni volta che io salgo in bicicletta, anche adesso che ho 53 anni, per andare a farmi un giro in bici, secondo me c'è qualcosa di inconscio che mi riporta a quei momenti della mia fanciullezza, della spensieratezza, della bellezza. E poi credo che l'azione del ciclista, cioè il pedalare, è talmente istintivo come tecnica che il tuo corpo in quel momento sta facendo fatica, però la tua mente è libera, non deve stare a seguire la tecnica come possono essere tantissime altre discipline. Per cui spesso a me capita di attraversare addirittura dei paesi o delle città, no, ma dei paesi in cui io non ricordo di averlo fatto, perché in quel momento stavo pensando a una sorta di nirvana. Bravissimo. lo provo anch'io. E questa è, secondo me, è bellissimo, perché è come separare la mente e il corpo va da una parte perché è soddisfatto, e subisce tutto il positivo che è l'azione atletica e fisica. Guarda, ti do un dato, poi parliamo di dati e di tecnologia, perché il mio pubblico poi alla fine di quello vuole sentire parlare, anche di incontrare persone come te. Ma poi noi abbiamo fatto nella storia di noi Homo sapiens 300.000 anni, di cui solo 10.000 stanziali, cioè noi abbiamo inventato l'agricoltura 12.000 anni fa, quindi noi abbiamo cominciato a stare fermi 15.000 anni fa, ma per più di 250.000 anni ogni giorno ci svegliavamo, non avevamo la bicicletta, ma cominciavamo a muoverci, ma di tanti chilometri. Quindi io credo, è una buttata così, non sono né un antropologo, che questa nostra gioia e questa nostra stabilità mentale o nirvana che proviamo nella bicicletta sia legato a questo nostro DNA antichissimo, che è quello del movimento, di esplorare, di andarci a cercare il cibo. Questo sono d'accordo, anche perché per quello che mi riguarda, ogni volta che io sono in un luogo diverso, per me è emozione uscire e andare a cercarmi, orientandomi con quei pochi punti cardinali che riesco a trovare, per andarmi alla scoperta del mondo. Io ho pedalato un po' in tutto il mondo, nei deserti, in mezzo alle montagne del Colorado, prendendo come spunto delle cose incredibili. Mi sono trovato a perdermi e arrivare a buio fondo, però è una sensazione di libertà totale, e soprattutto ti senti appunto quasi un conquistatore, perché in quel momento hai fatto quel qualcosa che ti ha dato una grande soddisfazione per aver superato, tra virgolette, una difficoltà. Ti faccio una domanda sportiva e poi andiamo alla tecnologia. Riesci a spiegarmi cosa provavi 5 minuti prima della fase finale, quello dove tu eri imbattibile o quasi imbattibile, cioè quando tutto il gruppo arrivava, mancavano quanto? 3-4 km quando ti preparavi, no? Quindi sono pochi minuti, cioè aumentavano le palpitazioni, eri emozionato, teso, eri concentrato. Allora, la cosa che naturalmente mi contraddistingueva era il fatto di avere una grande squadra ad aiutarmi. E questo anche nella scienza della tecnologia è fondamentale, da soli non si fa niente. Bravissimo. La squadra è stata determinante, perché io ero un ciclista anche un po' anomalo, molto pesante come struttura. Io è un armadio, Io sono un 82, tu quanto sei alto? Io sono un 90. Ma è tutto muscoli, è incredibile. Per cui ero pesantissimo. Cosa avevo? Avevo bisogno di una squadra che mi lanciasse moltissimo come peso fisico, in modo che... Una fionda. Bravissimo, in modo che ad alta velocità io, grazie a forza muscolare, riuscivo a superare quel punto di velocità in cui atleti molto più leggeri di me non riuscivano a lanciarsi. Per cui in quel momento lì il mio era... Mi sentivo per certi aspetti come un direttore d'orchestra. Che bello. In qualche modo
muovevo con segnali che avevamo fra di noi, quegli atleti che mi stavano pilotando in quel momento lì, cercando di sfruttare le capacità e capire dove era il vento in quel momento, come erano le curve, come doveva affrontare. Questo è una percezione. Nicola, adesso non perché sennò ho la bicicletta così normale con cui vado a lavorare tutti i giorni. Oggi ho sbagliato, ho messo un po' più di peso nel cruscotto davanti. Mario, mentre pedalava, quindi doveva guardare la strada, poi frusciava con la tecnologia di cui adesso parliamo, mi fa: ma vedo che, ma non so come ha fatto, vedo che ti balla un po' la ruota davanti, ma non mi stava guardando. Cioè, lui lo vede dalle orecchie, è vero o no? Allora, c'è una sensibilità. Il velocista deve immaginare che hai una sorta di percezione, devi vedere quegli atleti che stanno dietro di te senza guardarli. È una sorta di percezione, perché nel momento in cui la squadra si avvicina ai metri finali, io avevo davanti un uomo che partiva intorno ai 500 metri per portarmi a 250 metri finali. Però cosa avviene? Se dietro di te c'è un atleta molto scattante, lui in quel momento, prima che tu parta per fare lo sprint, potrebbe anticiparti. Allora, in quel momento tu devi percepire se qualcuno sta cercando di anticiparlo. Senza vederlo. È una forma di percezione che credo che diventa una un superpotere, sorta di superpotere. Evoluzione quasi da felino. Da supereroe. E pensa la cosa bella, che credo in quel momento lì, non so come si possa definire, è che tu quando arrivi nell'ultimo chilometro sei in mezzo a un tale rumore, perché hai l'elicottero sopra che sta facendo le riprese, in mezzo al pubblico che sta urlando, lì ci sono motociclette, macchine vicine, veramente migliaia di persone fanno un rumore devastante. Io non ascoltavo niente, non sentivo niente, avevo solo la percezione di me stesso, delle mie gambe, in relazione a quelli che erano i compagni che mi stavano precedendo. Arrivare in piazza a Firenze con Mario Cipollini, con tutta la gente che lo fermava per fare le foto o anche solo per salutarlo e stringergli la mano, è stata un'esperienza indimenticabile. Grazie Mario. Dopo aver salutato Mario, mi hanno proposto di visitare The Students Hotel, una struttura davvero innovativa nel centro di Firenze. L'innovazione non dorme, direbbe qualcuno che scrive bene. Ma sono qua con due persone che per caso un'amica mi ha detto che avremmo dovuto incontrarci perché vedeva delle affinità. In effetti loro stanno innovando il mondo dell'ospitalità. Cosa fate? Io sono Oscar e sono il community manager del co-working all'interno di The Student Hotel. E io invece sono Salvatore, sono l'hotel manager di The Student Hotel Florent. Grandi. Prima struttura in Italia ad essere in un'unica soluzione co-working, ospitalità per studenti, turisti, escursionisti e soggiorni a lungo termine. No, fatemi fare quello che faccio sempre ai miei studenti, che adesso sono giovani. Partiamo dal macro prima di dire cosa. Raga, in Italia tutti che dicono che siamo bravi, che abbiamo la cultura, che abbiamo le città più belle del mondo, e nessuno che sa fare l'ospitalità. Questi due ragazzi giovanissimi, quanti anni avete? Io 28. 28 e? 33. E 33, giovanissimi, visto che io sono giovane, loro sono giovanissimi. Lavorano per un'azienda olandese che si chiama The Students Hotel. Esatto. Che sta con innovazione italiana, ma partendo da un'idea olandese, ridisegnando il nostro rapporto con l'ospitalità. Come ci si ospita? Come ospiti una persona che arriva per lavoro a Firenze? Ecco, loro adesso ci porteranno a vedere questo posto bellissimo, che è il loro co-working hotel. Non so neanche come definire la cosa. Ecco una cosa, fermatevi. Una cosa fondamentale, che quando una cosa è innovativa non gli riesce a dare un nome. Infatti, voi esatto. Cos'è? Un co-working, un hotel o un... Lo scopriremo sicuramente a breve. Dici? Già sapermi della risposta? Ci danno la risposta? Ci date la risposta? Assolutamente. Secondo me invece siete prematuri per la risposta. Capiremo cos'è tra 5 anni. Ma è così, è giusto, eh? Ma che bellezza! Com'è Pietro? Bello? Questa è la vostra corte? Sì, questa è la corte dello Student Hotel. Siamo in un palazzo del 1400, quindi residenza medicea, che è stata completamente ristrutturata per essere appunto un centro di ospitalità contemporanea, come preferiamo
chiamarlo. Questo spazio è uno spazio assolutamente una piazza che abbiamo voluto anche regalare alla città, nel senso che è pubblica, è pubblica, è anche aperta, le altalene, è aperta, esatto, è aperta a nostri ospiti, coworker e a coloro che vogliono magari anche prendere. E avete detto, scusa, perché i numeri sono importanti, che danno senso, quanti metri quadri e quante persone potete ospitare? Sono 30.000 metri quadri, 390 camere. Che sono tutte quelle? E sono tutte quelle che sono all'intorno di questa corte, tutte queste che vedi all'intorno di questa corte. Come mi dicevi tu, che ti sembrava un ambiente molto berlinese, in realtà il nostro obiettivo è anche giocare con i fiorentini per scovare gli elementi di fiorentinità all'interno della struttura, tipo questi, che sono degli originali lampioni fiorentini che rivisitati trovi col Lungano, colore. Con Lungano, ovviamente sono rivisitati col colore, però sono dei quelli che ci sono praticamente sul Lungano. Un imbastardimento del contemporaneo con elementi della classicità della città. Bellissimo progetto. Davvero un bellissimo progetto. L'ospitalità in Italia dovrebbe diventare questo nel futuro: luoghi di incontro, di diversità, sostenibili, rispettosi delle tradizioni, ma aperti al nuovo. E guardate che vista! Giuro che questa è la cosa più bella che vedrete dell'intero tour in Italia sull'innovazione. Non c'entra niente con l'innovazione, ma la bellezza è tanta, tanta. Venite a vedere.